73° anniversario della Festa della Repubblica, parlarci della festa che poi riguarda tutti gli italiani, e con noi la sorella Manuela Massa, sottotenente delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Benvenuta su HTO e buona Festa della Repubblica. Sì, buongiorno. Allora sorella, ci spieghi un po' la Festa della Repubblica per le infermiere volontarie, quanto è importante? Allora, noi siamo un corpo ausiliario delle Forze Armate, quindi da sempre siamo presenti accanto alle Forze Armate, da sempre siamo accanto alla popolazione. Per noi sono 111 anni di vita e quest'anno in maniera particolare il tema dell'inclusione è un tema che sentiamo particolarmente, perché il nostro motto è ama, conforta, lavora e salva, per cui la nostra ispettrice nazionale dice: più inclusive di noi chi c'è? Nessuno, con questo motto. Quindi noi facciamo da sempre volontariato, siamo da sempre a fianco delle Forze Armate, da sempre a fianco della popolazione, Forze Armate all'estero, Forze Armate in Italia, comunque siamo accanto alla popolazione nelle emergenze nazionali, nelle emergenze internazionali. Immagino che sia quello che fate appunto volontariato, però un volontariato che, ecco, vi porta anche fuori dall'Italia a volte. E quindi ci sono tanti sacrifici, soprattutto anche per chi ha una famiglia, vero? Sì, ognuna di noi ha una famiglia, ha un lavoro, però lo facciamo con il cuore, perché nel momento stesso in cui decidiamo di abbracciare questa croce, lo facciamo sapendo il risultato che porta, che è sempre il sorriso della persona che poi ce lo fa e ci ringrazia con quello. Quindi lo facciamo proprio con tutto l'amore che abbiamo. E quello ci ripaga di tutto. Da quanto tempo le fa parte del corpo delle infermiere volontarie? 25 anni. Tantissimi complimenti. Quest'anno sì, sono 25 anni che faccio l'infermiera volontaria. Sorella, vuole fare un invito alle nostre telespettatrici, alle nostre amiche di HTO? Magari, ecco, come si fa per diventare infermiere volontarie? Qual è la prassi che bisogna fare? Per diventare infermiere volontarie basta recarsi in un comitato locale della Croce Rossa Italiana. Ce ne sono tantissimi in tutta Italia. In Italia abbiamo 175 ispettorati delle infermiere volontarie e basta andare comunque in un comitato di Croce Rossa a chiedere. E il corso è un corso molto impegnativo, della durata di 2 anni, però siamo tutte lì che aspettiamo, vi aspettiamo a braccia aperte, perché la soddisfazione alla fine dei 2 anni è tanta, perché vieni ripagata veramente tanto alla fine del corso. Quindi è un corso duro, però alla fine c'è tanta soddisfazione. Benissimo, grazie per averci dato queste indicazioni. Buona Festa della Repubblica. Grazie, buona giornata.